Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e ragazzi di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo. Oggi con nuovi problemi su Call of Duty Modern Warfare 2. Neanche il tempo di uscire, già sono usciti questi problemi riguardo a lag, crash, bug e tante cose da aggiustare. Quindi, in questo caso, come primo passaggio andiamo un attimo su gestione dispositivi del nostro sistema operativo, gestione dispositivi, andare su scheda video, la nostra scheda video, aggiorna driver, cerca i driver nel computer oppure fate direttamente aggiorna driver, cerca automaticamente i driver e cercate i driver aggiornati in Windows Update e vedete se dovete fare qualche aggiornamento. Quindi poi, una volta fatto il primo passaggio, c'è anche il problema dello schermo intero, riguardo anche alle impostazioni di schermo. Quindi, se andiamo su impostazioni schermo avanzate, come potete vedere, questo è il mio monitor dove io gioco a Call of Duty, quindi scegli una frequenza di aggiornamento, quindi non so, se avete un buon monitor, la scheda video è abbastanza potente, non giocate quanto gli hertz avete sul monitor. Ad esempio io ho 165 hertz, non è che gioco a 165 hertz, neanche li faccio, però io sto sui 120 hertz del mio monitor. Voi mettete o 60, 100, 120, dipende quanta è la vostra frequenza di aggiornamento sul vostro monitor. Quindi se adesso metto 165 hertz, mantieni le modifiche. Invece, come terzo passaggio, per quelli che hanno Nvidia, andate sul driver Nvidia, queste impostazioni Nvidia, se no andate a scaricarlo direttamente sul sito di Nvidia, il sito ufficiale, impostazioni Nvidia, andate su imposta G-Sync, abilita G-Sync, compatibilità G-Sync, questo qua abilita per la modalità schermo intero. Questo è per Nvidia. Invece per quelli di AMD, visto che io non posso installare questo driver perché non me lo permette a causa della mia scheda video che è Nvidia, non è AMD, però questo è il programma da scaricare e installare sul vostro PC. Innanzitutto questa è l'interfaccia del programma. Se andate su Home, impostazioni, display, ci dovrebbe essere un'impostazione del FreeSync Premium e andate ad abilitarlo. Quindi, come scaricare questo software AMD edizione Adrenalina? Scarica ora, scegliete la vostra spreca direzionale, come dice qua, grafica professionale, acceleratori di server, chipset, processori. Scegliete il vostro prodotto e lo scaricate, lo inviate e poi lo scaricate, ok? Come altro passaggio andiamo nella cartella di Call of Duty Modern Warfare, andare nella cartella del gioco dove l'avete installato, eccolo qua, cliccate sulla cartella, sono 74 GB di gioco, scendiamo fino a giù, troviamo l'applicazione COD, questa qui, tasto destro sopra, proprietà, compatibilità e disabilitate la modalità schermo intero. Mi raccomando, seguite sempre questo programma come amministratore. Poi qui ragazzi andiamo nelle impostazioni grafiche di Call of Duty Modern Warfare, ci sono giocatori che crashano per colpa dello schermo intero, oppure giocatori che crashano così per le impostazioni grafiche troppo alte. Quindi a me a schermo intero non ho problemi, invece per quelli che hanno problemi vi consiglio full screen esclusivo. Poi per la frequenza, come ho detto prima, mettete quella che più vi si attisce, la risoluzione dipende sempre dal vostro monitor cosa avete, o mettete auto oppure mettete una risoluzione più bassa e farete più FPS, però la grafica non è che si vedrà un granché, però almeno avrete più prestazioni.
Poi per la dinamica della risoluzione tenetela su off. Come potete vedere, la VRAM, visto che a me della 1060 Super è di 6 GB, si è preso già 5200 MB di VRAM. Cioè, solo per giocare a una grafica ultra. Quindi andiamo un attimo sulla qualità. Ok, ora sapete che facciamo qua? Riguardo alla qualità, vi faccio io un bel piatto. Sì, un bel piatto ve lo faccio io. Le performance, quindi faremo in modo di personalizzarla a come ci piace, quindi abbasseremo tutta quella VRAM da 5200, arriveremo già a 3500 come potete vedere. Questa qui della upscaling, mettete off. Facciamo applica del settaggio display, vabbè, il vostro display dove giocate a Call of Duty. Risoluzione del rendering 1920x1080 perché io gioco a Full HD. Questo è molto importante, questo settaggio, mi raccomando, T2x. Quindi ragazzi, seguite ogni passaggio, seguitelo, seguitelo. Quindi ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto per questo settaggio riguardo a Call of Duty Modern Warfare, riguardo alle impostazioni grafiche e riguardo al crash. Mi raccomando, se avete altri problemi non esitate a commentare sotto il video e lasciate un like se questo video è stato utilissimo. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!